Del caffè Il Lanificio in via Roncioni, ringraziamo. Grazie. Per l'ospitalità, è sempre un piacere venirci. Anche il nostro, cucina, grazie, gentilissimo. Grazie, ecco. Ci possiamo grazie. Togliere le mascherine. Ecco, allora, prendi sindaco, ieri sera sono arrivato l'ennesimo nuovo DPCM. Ormai durano, hanno una scadenza neanche lo yogurt. Esatto, ecco, sono come... Al momento, noi diciamo come Prato, come Toscana, siamo nella fascia dei più buoni, diciamo. Però è qualcosa di molto molto relativo e bisogna stare molto molto attenti. Qual è la situazione qui a Prato? Beh, partiamo dal fatto che questi sono dati che comunque da risalgono a fine ottobre, il che significa che probabilmente noi non fotografano esattamente lo stato dell'arte di oggi, in cui le città toscane più importanti, a partire da Prato, ma poi anche Firenze, Pistoia, Lucca, Livorno, hanno avuto un'impennata di casi francamente improvvisa, molto repentina, difficilmente spiegabile se non con il fatto che sono città ad alta densità. Questo significa che noi siamo ancora nella fascia, diciamo, del controllo contenuto, diciamo quella gialla, ma oggettivamente i dati che arrivano ai nostri ospedali sono piuttosto preoccupanti. Il fatto che si cerchino letti al di fuori delle strutture ospedaliere, si vada a, fra virgolette, requisire spazi privati di cliniche private, significa che la fase dell'accoglimento all'interno di strutture sanitarie è in grande affanno e con l'acqua alla gola. Quindi, diciamo, vero, c'è un altro aspetto che un pochino mi preoccupa: le risposte alla piegatura della curva che darà queste scelte in cui noi siamo dentro saranno lente. Bisogna vedere se effettivamente il nostro sistema sanitario è in grado di reggere questi tempi e non tempi più rapidi. A questo proposito, ieri c'era anche lei, avete fatto il sopralluogo al CREAT, la regione sembra puntarci molto. Mi è sembrato di capire che sia il comune, insomma, a lei, ma anche l'ASL, avete qualche dubbio soprattutto sulle tempistiche. Ma io dico questo, in tempi come questi, quando siamo in mezzo all'occhio del ciclone, non è che si può fare troppo gli schizzinosi. Non faccio i salti di gioia per il eventuali posti letti al CREAF, però non sono nemmeno disposto a tollerare l'idea che i nostri concittadini debbano essere ricoverati in ospedali da campo, che è il pericolo paventato, cioè se scoppia il sistema degli ospedali rischi ospedali da campo. Io questo non preferisco allora uno spazio come il CREAF. Ovviamente, però ci sono questo esatto, mese di tempo. C'è un mese di tempo. In più è un intervento che è distaccato, distante dall'ospedale. Noi abbiamo controproposto intanto di poter chiudere le ali del Santo Stefano, che è stato all'ospedale, penso la faccia, capisca a quello faccio riferimento. Quei due spazi aperti che sono laterali rispetto all'ingresso, che anche quelli ci vorrà un po' di tempo, ma innanzitutto restano. E poi sono attaccati all'ospedale, valgono doppio perché per medici, infermieri è un attimo arrivarci. E quindi diciamo, noi abbiamo anche controproposto di fare quel tipo di intervento. Si possono fare tutte e due, se ne può fare intanto uno e poi l'altro. Io direi di mettere in campo tutte le risposte possibili, perché insomma, la risposta del CREAF, come si diceva prima, segnala una fase di grande difficoltà. E poi c'è il problema del personale, perché certo. Un conto i letti si possono mettere, i macchinari si comprano ed è relativamente facile formare medici, formare infermieri. Insomma. È complicata. Ora so che la regione sta attingendo praticamente a qualsiasi graduatoria possibile ed immaginabile, c'è uno sforzo anche assunzionale importante, però ragazzi, i numeri sono quelli che sono perché giustamente c'è una formazione alle spalle e deve essere importante, perché non è che si può mettere le mani di chiunque un lavoro delicato come questo. E poi c'è anche appunto il fattore umano. Noi non possiamo spremere come limoni queste persone, bisogna avere rispetto della loro fatica e anche della situazione in cui stanno lavorando. E quindi diciamo un ulteriore contenitore da 400, 500 letti, quanti saranno, comunque con numeri importanti, distaccato all'ospedale, con la necessità appunto, vero, saranno malati più lievi, per carità, ecco, però ci vogliono, appunto. Quindi diciamo, è questa la perplessità che ha l'ASL e che diciamo, sta dicendo anche alla regione, c'è attenzione prima di fare una scelta del genere. Ecco, sindaco, c'è sempre il problema, lei ci si è speso anche in prima persona e credo faccia anche da parafulmine, un po' come facciamo anche noi nelle redazioni dei giornali, del caos totale in cui si trovano
coinvolte centinaia di famiglie, forse anche di più, cioè è saltato completamente il sistema. Ma ecco, si poteva trovare i posti letto in emergenza, scoprire che i tracciatori non bastano, scoprire che l'ufficio di igiene era purtroppo con i numeri inadeguato, si poteva prevedere prima. Forse sì, si poteva prevedere, non ne sono certissimo, che altro quello che ha fatto impressione è, secondo me, si è sottovalutato. Io ho un mio pezzo di responsabilità, tutti chi ha un ruolo di governo ha un pezzo di responsabilità, secondo me la virulenza del virus, secondo me si è sempre pensato che, come è successo per marzo e aprile, il sistema toscano, che è ben organizzato e ben strutturato, a fronte di una crescita anche importante, ma insomma che era, diciamo, tenuta sotto controllo, potesse governare il fenomeno. A un certo punto, a Prato, a Firenze, a Pistoia, a Empoli, a Livorno, a Pisa, c'è stata un'esplosione improvvisa. Se voi vedete i grafici che fornisce la ASL, a un certo punto c'è un picco improvviso che ha mandato fuori giro il sistema. Bisognava forse pensarci prima, forse col senno del poi siamo tutti forse molto, diciamo, bravi. Paradossalmente trovare tanti positivi asintomatici, che è fondamentale, rispetto a marzo non si trovavano gli asintomatici. Io quello che dico, a me c'è una cosa che mi manda fuori di testa, che è quello che poi centinaia, ora fortunatamente un pochino meglio, ma ancora non assolutamente a regola. Quello che mi manda fuori di testa, che secondo me è un po' un pericolo, è proprio quello che si accennava prima. A un certo punto, un paio di settimane fa, 10 giorni fa, è saltato completamente il sistema dei tamponi. Quindi, a mio modo di vedere, c'è stato il rischio che alcuni positivi involontari, nel senso gente che continuavano a girare perché il tracciamento non c'era più. Ma soprattutto, se a uno te gli dici che è positivo 10 giorni dopo, quello non ha più contezza di cosa ha fatto nelle 48 ore precedenti, non ha più nemmeno idea di quando effettivamente si è contagiato. E quindi, secondo me, questo ha rischiato di mettere in grande tilt il sistema, come effettivamente è successo. Questo è il vero punto su cui bisogna riflettere. Se ci ricordiamo, alla scorsa marzo-aprile prendemmo il punto debole le RSA, e lì effettivamente è stato fatto un intervento, per quanto abbiamo visto non risolutivo, però c'è stato fatto un intervento. Ecco, stavolta è andato completamente il sistema del tracciamento. Quello secondo me ha comportato, e guarda caso i dati tornano, perché poi il picco ce l'abbiamo avuto in questi giorni. Sì, sono i 15 giorni. I 15 giorni precedenti. Questo è stato il vero punto che secondo me è intollerabile. Ora si cercherà anche le colpe, ma adesso bisogna rimediare. Ora siamo sul pezzo. E ora siamo in mezzo all'uragano. D'accordo, grazie mille sindaco. Grazie a voi.